qui dalle bellissime Dolomiti in compagnia di Chiara, che ci presenta una cosa incredibile. È lo zafferano di montagna. Praticamente nelle Dolomiti cresce anche lo zafferano. È una pianta molto bella, è un fiore che cresce con i primi freddi, fiorisce in autunno e da un singolo fiorellino si raccolgono 3 stimmi. Dentro qua ci sono circa una 30 di fiori. Quindi, è per quello che è così ricercato e caro, soprattutto lo zafferano. Eh sì, perché la piantumazione viene fatta a mano. Quindi tu al mese di agosto metti i bulbi a terra e poi loro in autunno fioriscono. Poi li lasci per tutto l'inverno a terra e a giugno li togli, li mondi, li pulisci, li dividi e ad agosto li ripianti. Ed è tutta una lavorazione a mano, solo per il bulbo. Per il fiore dobbiamo raccoglierlo a mano, quindi fiorellino per fiorellino, sfiorarlo, aprirlo, estrarre questi pistilli e poi essiccarli. Quindi è tutta manualità. Certo, è un lavoro, diciamo, sì, manuale, che richiede ovviamente tanto tanto tempo. E invece vedo che qua è una cosa incredibile. Questo è un ragazzo di 28 anni che si chiama, è un pasticcere, Thomas De Rosa, che ha creato per noi questa pralina. Le Dolomiti sono costituite da 9 montagne e lui ha riprodotto le 9 punte, perché non poteva fare 9 praline. Allora ha ricreato questa pralina molto bella e all'interno ha fatto un ripieno con lo zafferano e l'ha ricoperta con una foglia d'oro perché è l'oro delle Dolomiti. E invece vediamo tantissime essenze, Chiara. Vuoi dirci qual è la tua preferita? Cioè, la lavanda, però nella sua versione bianca. Il fiore è questo. È un grigetto, non dice molto, però quando noi lo andiamo ad aprire è buonissimo, perché... Posso dirti che anche è la mia preferita? Ti svelo questo mistero. La lavanda è la mia preferita, buonissimo. Sì. Perché ed è una pianta che resta abbastanza piccola in montagna, non viene grandissima. E questa è bianca, che è poco conosciuta. Poi ci sono altre piante, ce n'è una che faccio un po' fatica a estrarre l'olio essenziale perché non ho mai abbastanza materia, che si chiama Salvia sclarea, che è un fiore, è sempre una salvia, ma si usa solo la parte floreale e si ottiene un olio essenziale che sa tra il fiore e l'agrume ed è utilizzato moltissimo per creare le birre primaverili bianche. Perché le nostre piante officinali passano da quello che è un cioccolato, un piatto a base di cioccolato, a un dolce, eccetera, a quello che può essere aromatizzare anche una birra. E allora cosa dirvi? Profumandoci con questi bellissimi oli essenziali, e adesso io e Chiara andremo a berci una birra aromatizzata alla salvia sclarea. Un saluto da Andrea Evans per TG Evans.